È una delle infrastrutture decisive per lo sviluppo della regione. Sapete che abbiamo realizzato per la prima volta un sistema aeroportuale unico per tutta la regione, unificando in pratica la gestione di Napoli Capodichino e di Salerno Costa d'Amalfi. Devo dire che stiamo andando avanti bene. Il presidente Barbieri, i tecnici che abbiamo qui hanno completato la parte di bonifica dagli ordigni bellici e quindi oggi cominciano concretamente i lavori di allungamento della pista a 2000 metri. L'obiettivo è portare la pista a 2200 metri per avere anche aerei importanti in questo aeroporto. L'obiettivo è di arrivare a Salerno Costa d'Amalfi a 6 milioni di viaggiatori. È evidente che un aeroporto di queste dimensioni cambia il destino di tutto il territorio e dell'economia del territorio. Saranno centinaia di posti di lavoro in più, avremo uno sbocco per le produzioni agricole e industriali del nostro territorio e puntiamo ad avere, ripeto, 6 milioni di viaggiatori, avendo quindi un incremento rilevantissimo anche di presenze turistiche. In altri territori un aeroporto ha cambiato davvero il volto dell'economia di quei territori. Puntiamo a fare la stessa cosa qui nel nostro territorio. Ci siamo nel rispetto dei tempi, i lavori stanno andando avanti bene. È un esempio di virtuoso di rapporto fra pubblico e privato. La Regione è il soggetto pubblico che finanzia in parte il progetto e noi che facciamo il nostro mestiere di sviluppare l'aeroporto e poi lo gestiremo, speriamo al meglio, come abbiamo dimostrato di saper fare a Capodichino. Quindi dopo il post-Covid satureremo di nuovo Capodichino e milioni di passeggeri in più che verranno in Campania saranno accorti a Salerno. Quindi una società di gestione e due piste, Napoli, Capodichino e Salerno Costa d'Amalfi. Abbiamo assegnato anche il progetto per la costruzione del terminal di aviazione commerciale, una bellissima gara, 12 partecipanti, i migliori studi di architettura europei, è stata anche una bella esperienza. Siamo una stazione appaltante, efficiente e trasparente, speriamo di andare avanti così e sarà una bella cosa per il Mezzogiorno d'Italia, un esempio che le infrastrutture si possono fare bene nei tempi previsti in trasparenza e correttezza. Infatti oggi partono i lavori per il prolungamento della pista, però intanto già si passa allo step, sì. Al secondo step. Sì, sì, ovviamente si va avanti in parallelo. È stato impegnativo la bonifica degli ordigni bellici, abbiamo rimosso tutto quello che c'era sotto, diciamo, strati, abbiamo trovato ordigni bellici anche altro, perché in genere sottoterra da queste parti si mette di tutto, quindi abbiamo dovuto bonificare tutto. Il lavoro sta andando avanti, insomma, siamo fiduciosi. Allo Stato non ci sono problemi, speriamo che non ci saranno intoppi burocratici. Tecnici per ora non ne abbiamo di intoppi. Il primo volo? Maggio 2024, azzardo. Ma il 2022 sarà l'anno decisivo per dare un'accelerata veramente definitiva a questi lavori. Non solo i lavori per l'allungamento della pista finalmente sono partiti, dopo tutta la parte di analisi di ordigni bellici e archeologiche, ma soprattutto da qua a una quindicina, a 20 giorni finanzieremo con altri 27 milioni di euro la strada di accesso, quindi la viabilità di accesso e le prime infrastrutture, non la pista, insomma, le prime infrastrutture aeroportuali. Quindi da qua ad un paio d'anni avremo un aeroporto completo pronto a partire e a puntare a quello che è l'obiettivo di 6 milioni di passeggeri in 5-6 anni. Primo volo quindi per primo volo 24. Questo è l'obiettivo, siamo convinti di riuscire a questo appuntamento, ripeto, ma oltre alla pista bisogna realizzare le infrastrutture, quindi partiremo immediatamente quest'anno anche su quelle opere che sono diverse dalla pista ma ugualmente importanti.